Ciao carissime, oggi insieme realizziamo questi rami di salice, questi ramoscelli sottili e flessibili, con le sue belle gemme pelose. Per realizzarli utilizziamo lana acrilica bianca con uncinetto numero 3, cotone marrone numero 5 con uncinetto 1,75, ago da lana, ferretto verde rocchetto da 0,40 mm. Guttaperca marrone, tronchesino e il ferro per fare il ramoscello da 1,2 mm. L'altezza è di 50 cm. Passiamo al procedimento. Prendiamo la lana bianca e l'uncinetto numero 3. Lavoriamo il cappietto. Facciamo 2 catenelle, una e due. Tiriamo l'asola a questa altezza, circa 2 cm e mezzo. Prendiamo il filo sull'uncinetto e lo facciamo passare nuovamente nell'asola di base e prendiamo il filo per la seconda volta. Filo sull'uncinetto e nuovamente lo facciamo passare nell'asola e prendiamo il filo e siamo a 3. Abbiamo preso il filo per 3 volte. Filo sull'uncinetto, ritorniamo nella catenella qui e prendiamo il filo per la quarta volta. Nuovamente il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella di base, prendiamo il filo per la quinta volta. Filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo con una catenella. Il punto puff. Ora lavoriamo altre 2 catenelle. E nuovamente solleviamo l'asola all'altezza di circa 2 cm e mezzo e rifacciamo lo stesso lavoro. Prendiamo il filo per 5 volte. Uno l'abbiamo già su, questa è la seconda. Terza. Quarto. E quinta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo con la catenella. Ora pieghiamo in due i 2 punti puff che abbiamo realizzato. Andiamo qui nella catenella di base e li uniamo con una maglia bassissima. Così. E la gemma è fatta. Facciamo ancora una catenella, tiriamo il filo e lo tagliamo e facciamo il nodo. E la prima gemma è fatta. Ora insieme ne realizziamo un altro. Quindi prendiamo nuovamente la lana acrilica e facciamo il cappietto. Catenelle, una e due. Tiriamo l'asola a questa altezza, circa 2 cm e mezzo.
Prendiamo il filo sull'uncinetto e lo facciamo passare nuovamente nell'asola di base e prendiamo il filo per la seconda volta. Filo sull'uncinetto e nuovamente lo facciamo passare nell'asola e prendiamo il filo e siamo a 3. Abbiamo preso il filo per 3 volte. Filo sull'uncinetto, ritorniamo nella catenella qui e prendiamo il filo per la quarta volta. Nuovamente il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella di base, prendiamo il filo per la quinta volta. Filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo con una catenella. Il punto puff. Ora lavoriamo altre 2 catenelle. E nuovamente solleviamo l'asola all'altezza di circa 2,5 cm e rifacciamo lo stesso lavoro. Prendiamo il filo per 5 volte. Uno l'abbiamo già su, questa è la seconda. Terza. Quarto. E quinta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo con la catenella. Ora pieghiamo in due i 2 punti puff che abbiamo realizzato. Andiamo qui nella catenella di base e li uniamo con una maglia bassissima. Così. E la gemma è fatta. Facciamo ancora una catenella, tiriamo il filo e lo tagliamo. Facciamo il nodo. E abbiamo le prime due. In ogni rametto io ne ho messe circa 13-14. Quindi ora con lo stesso procedimento preparate tutte le altre per realizzare il primo ramoscello. E poi passiamo alla parte sotto della gemma, questa fogliolina qui sotto che racchiude la gemma. Prendiamo il cotone marrone numero 5 con l'uncinetto 1,75. Lavoriamo l'anello magico. Lavoriamo 3 catenelle, una, 2 e 3. E nell'anello lavoriamo in tutto 8 maglie alte. La prima è sostituita dalle 3 catenelle. Quindi ora sono 1, 2, 3. Tiriamo il filo. Togliamo l'uncinetto, lasciamo una piccola gugliata. E facciamo il nodino e otteniamo così questo ventaglietto di 8 maglie alte. Così non dovete chiuderlo, eh? Resta così a forma di ventaglio. Poi prendiamo il filo
qui dove abbiamo ultimato il lavoro e infiliamo l'ago. Prendiamo la gemma e ora la poggiamo qui nel ventaglietto, qui, così, la parte sotto, così. La gemma deve passare, deve stare all'esterno e lo chiudiamo così, alla base. E con l'ago gli diamo alcuni punti. 1, 3. Nell'ultimo faccio il nodino e tolgo l'ago. E vedete, resta fissata dentro nel ventaglietto. Ora preparate altri ventaglietti, così possiamo passare all'assemblaggio del ramoscello. Ecco, io li ho preparati tutti e 13 e ora possiamo assemblarli al rametto. Quindi partiamo col primo in alto. Lo appoggiamo qui alla base. Se riusciamo a infilarlo un pochino, meglio ancora, così. Prendiamo poi il rocchetto con il ferretto verde e arrotoliamo alla base, così. E tagliamo col tronchesino. Scendiamo un po' più in basso e ne mettiamo un altro qui. Ferretto e lo blocchiamo così e tagliamo. Sull'altro lato ne prendiamo un altro. Per la cima i primi due li mettiamo alla stessa altezza. Ecco, così. E blocchiamo anche questo col ferretto. Così. E tagliamo. Scendiamo un po' più in basso. E ne fissiamo un altro qui, che guarda un po' sul davanti, così, e andiamo a fissarlo. Scendiamo un po' più in basso. E ne mettiamo un altro sul retro e andiamo a fissarlo col ferretto. Bene, ora comincio a ricoprire il gambo dall'alto. Prendo la guttapercha marrone e comincio a fissarlo qui bene, in modo da coprire tutto il ramo, il ramoscello e i fili, così non si vedranno più. Passiamo sotto, facciamo passare anche così, andiamo dall'altra parte, lo facciamo passare sul fiore e poi scendiamo nuovamente e ricopriamo il ramo.
sotto. Sì. Siamo sotto. Ora ci fermiamo qui perché dobbiamo fissare gli altri. Ecco, intanto abbiamo fissato questi. Ecco, abbiamo fissato i primi 5. Proseguiamo e fissiamo anche gli altri. Ecco, prima col ferretto. Fisso l'altro. Fissiamo un altro, un po' più in basso. Sì. Ancora uno qui dietro, ma sempre più in basso. Così. Ecco, sì. Rimettiamo la gutta perca. Ecco, per farla aderire bene, la gutta perca va leggermente tirata, non troppo perché altrimenti poi si strappa. Così. Scendiamo. Abbiamo fissato anche questi. Ecco, e anche questi sono fissati. E ora proseguiamo con gli ultimi quattro. Li ho applicati tutti e 13 e ora con la gutta perca ricopro l'intero gambo. Così. Ora diamo un'ondulazione al ramo. Spostiamo prima a destra, poi un po' a sinistra. Poi nuovamente così, un po' così e così. Ed ecco. Ora con lo stesso procedimento ne potete preparare altri. Poi o le metterete in un vasetto soltanto tutti questi bei ramoscelli, oppure li utilizzerete da inserire nelle composizioni floreali, sempre all'uncinetto.
Per renderlo più uniforme e per togliere quei peli che lascia la lana, passatelo leggermente sulla fiamma. Dopodiché i peli che lascia non si vedranno più. Ed ecco, io ho preparato i primi quattro ramoscelli e ora continuerò e ne preparerò altri. Come avete visto, il procedimento è semplice e anche veloce da realizzare. Che ne pensate? Sono carini, vero? Bene, se il progetto vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che realizzerò un nuovo video riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia, al prossimo tutorial. Ciao, un abbraccio.